Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Medilen H. A cosa serve? Medilen H è un parafarmaco appartenente alla categoria degli detergenti e saponi corpo. È commercializzato in Italia dall'azienda Pentamedical SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Pentamedical SRL. Concessionario: Pentamedical SRL. Categoria di appartenenza: detergenti e saponi corpo. Confezioni: Medilen H idrocrema 200 ml. Indicazioni: idrocrema d'azione detergente, senza profumo, senza parabeni, a pH fisiologico. Per la detersione quotidiana di pelli secche e molto secche di adulti e bambini. H è un prodotto formulato per il rispetto del mantello idrolipidico che unisce le caratteristiche di un detergente di alto livello a quelle di una crema idratante. Garantisce una pulizia delicata della pelle con una texture gradevolmente cremosa e facile il risciacquo. Ridona elasticità e morbidezza alla pelle. Modalità d'uso: inumidire viso e corpo con acqua tiepida, indi utilizzare la crema come un normale detergente o latte detergente a risciacquo, il risultato che si otterrà sarà una pelle pulita, estremamente liscia e idratata. Componenti e ingredienti: acqua, disodium lauret sulfosuccinate, magnesium lauret sulfate, glycerin, etilexil palmitate, polisorbate 60, sodium cloride, acacia senegal gum, xantan gum, fenoxietanol, imidazolidini l'urea, sodium benzoate, pantenol. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.